Quando osserviamo una colonia di formiche, concentrata nelle proprie attività, non possiamo fare a meno di pensare che questo insieme di individui è parte di un unico organismo. Una colonia di formiche è risultato degli sforzi riproduttivi, compiuti almeno all'inizio, da un solo elemento. Parliamo quindi della formica regina. La formica regina è il membro più importante dell'insieme di individui che formano una colonia, poiché ad essa è affidata l'onerosa missione riproduttiva. Volendoci concentrare proprio sulla formica regina, diventa necessario parlare del suo ciclo di vita, partendo dall'inizio, da quando cioè una formica regina depone un uovo che originerà un'altra formica regina. Quest'uovo è un uovo diploide, ovvero fecondato, che nel proprio corredo genetico porta un doppio set di cromosomi, metà ricevuti dalla madre e metà dal padre. Per contro, un uovo aploide, quindi non fecondato, e con un solo set cromosomico ricevuto interamente dalla madre, darà origine ad un esemplare maschio. Di fatto, la modalità riproduttiva di molti insetti eusociali, come le formiche, è detta aplodiploidia. Tornando all'uovo diploide, bisogna specificare che tale uovo non ha alcuna differenza rispetto all'uovo, anch'esso fecondato, che darà vita a una formica operaia, se non fosse per un elemento importante, un feromone, che determinerà il futuro della formica nascente. Per semplificare, la formica regina, durante la deposizione di uova che daranno vita a formiche operaie, marcherà quest'ultime con un feromone inibitore del sesso. Al contrario, le uova deposte e designate alla futura generazione di formiche sessuate risultano essere prive della marcatura di tale feromone. Un altro elemento importante che concorre allo sviluppo di uova che daranno origine a future regine e maschi è l'alimentazione. Studi scientifici riportano come l'alimentazione altamente proteica destinata alla crescita delle larve dei futuri sessuati concorre in gran misura al loro corretto sviluppo. Il processo di crescita delle larve che generano formiche sessuate è un processo molto più lungo rispetto a quello necessario per la creazione di operaie. In breve, si può dire che la crescita di una generazione di formiche sessuate richiede uno sforzo maggiore per l'intera colonia, in termini di risorse, di foraggiamento e di cura. E grazie alla dedizione delle operaie, le larve delle regine crescono, si trasformano e iniziano a sviluppare una serie di caratteristiche proprie della loro casta. A questo punto è opportuno parlare di un secondo elemento, diverso dalla capacità riproduttiva, che è di fondamentale importanza per una futura formica regina. Il feromone della regina, appunto. È noto come, ad un certo punto dello sviluppo, le larve delle future regine iniziano ad emettere il proprio feromone. Si può ben descrivere il feromone della regina come un elemento fondamentale ed indiscusso potere attrattivo nei confronti delle formiche operaie. Ricerche condotte sulla potenza e sugli effetti di tale feromone riportano che nelle colonie di alcune specie di formiche nomadi, come quelle appartenenti al genere Echidon o Dorylus, che pur costruendo veri e propri nidi ha la tendenza a spostarsi molto frequentemente, il feromone delle neoregine negli ultimi stadi di sviluppo sia così potente da riuscire a creare, in alcuni casi, addirittura dei conflitti interni alla colonia stessa. In altre parole, sembrerebbe che le operaie che si prendono cura delle neoregine vengano totalmente soggiogate dal loro feromone, a tal punto da entrare in conflitto con il resto delle operaie della colonia che non si occupano delle larve, rischiando di essere considerate come nemici. Terminata la fase di sviluppo, la nuova generazione di formiche sessuate si prepara a compiere il volo nuziale. In alcune specie la generazione di sessuati avrà trascorso la stagione invernale, la fase di ibernazione, all'interno della colonia originale e sarà pronta a sciamare l'inizio della bella stagione. In altre, invece, la generazione di sessuati viene cresciuta a primavera per poi giungere a maturazione in piena estate. A questo punto, la neoregina è pronta ad affrontare uno degli step più importanti della propria esistenza. Insieme ad altre neoregine, esce dal nido, accompagnata da uno stuolo di operaie. Cerca un punto alto, fili d'erba, rami, cespugli, su cui fare una prova delle proprie ali e poi parte, decolla. Durante il volo emette una certa quantità di feromone di chiamata, il richiamo per i maschi della propria specie. L'accoppiamento avviene in volo e non è certo un atto privo di pericoli. La regina viene letteralmente assalita da più maschi colti da frenesia riproduttiva. Osservazioni compiute durante i voli nuziali denunciano quanto sia alto il numero delle regine che precipitano a terra, ferite, agonizzanti. Sul suolo, al di sotto di uno sciame, si può osservare la moltitudine di formiche morenti a causa degli scontri in volo.
Molte sono le regine che restano ferite durante il volo e che tenteranno comunque di portare a termine questa prima fase che un giorno darà vita ad una colonia. Atterrata dal volo di accoppiamento, la regina, spesso con ancora i maschi attaccati al proprio corpo, deve dealarsi e trovare prontamente un riparo dove iniziare a scavare il piccolissimo nido provvisorio, detto claustro, nel quale darà inizio alla fase di fondazione. Sono molte le trasformazioni, anche fisiche, che la regina dovrà sostenere. Dal momento della fecondazione nel suo corpo si innescano diversi processi, la maturazione del grappolo ovarico, la trasformazione dei muscoli alari in proteine fruibili per il sostentamento e la crescita delle future larve. In generale, le regine affrontano la fase di fondazione dotate di diverse risorse a seconda della specie. Nella stragrande maggioranza, le risorse primarie sono date dalle scorte di adipe e alimento contenute nel gastro e alla trasformazione dei muscoli alari. In alcune formiche, come quelle appartenenti al genere Atta e Acromyrmex, le regine, prima di intraprendere il volo nuziale, prelevano spore dal fungo di cui la specie si nutre, conservandole nel proprio corpo per poterlo coltivare nella colonia che si apprestano a fondare. È utile dare un veloce sguardo ai vari modi di fondazione che vanno da quello claustrale a quello semiclaustrale, dove la regina non è dotata di molte risorse ed è costretta a procurarsele uscendo dal proprio claustro per andare a foraggiare. A questo punto la regina deporrà un esiguo numero di uova che darà vita a un ristretto numero di operaie. Con l'arrivo delle prime operaie si mette in moto un meccanismo complesso messo in opera dalla regina. Per scendere nello specifico, bisogna dire che la regina ricopre un ruolo di dominanza nella colonia e non ricopre nessun ruolo di comando. Studi anatomici delle formiche rivelano una presenza fino a 40 diverse ghiandole esocrine che secernono sostanze che sono alla base della fitta rete di comunicazione che avviene tra questi insetti. Non solo, altri studi riportano che le formiche possono produrre fino a quasi 90 diversi idrocarburi complessi. La colonia di formiche, a partire dalla regina, è un organismo complesso che basa la propria capacità comunicativa sugli odori. Tornando alla formica regina, bisogna sapere che il feromone da lei emesso è quello che fa da collante all'interno di una colonia ed è quello che la rende dominante, l'elemento più importante della comunità. Grazie alla presenza costante del suo feromone, viene inibita la capacità riproduttiva di tutte le operaie. E infatti, la mancanza o la morte della regina induce le operaie a deporre uova aploidi, da cui nascono maschi come ultima strategia di perpetuazione della specie. Osservazioni interessanti sulla formica regina mostrano come essa sia accudita, nutrita, assistita e protetta grazie al suo feromone che, come ho detto prima, ha un forte ascendente sulle operaie. In alcune specie di formiche, caratterizzate dalla formazione di colonie con qualche milione di esemplari, tale feromone ha una potenza tale da poter essere avvertito in tutti gli antri dell'enorme formicaio, rivelando la presenza della sovrana. Non solo, è a partire dalle emissioni di miscele di idrocarburi complessi della regina che andrà via via consolidandosi l'aroma, il bouquet, l'odore della colonia. In alcune generi, come Camponotus, Myrmica, Solenopsis ed altri, le secrezioni delle ghiandole mandibolari delle regine fanno in modo che la regina stessa non venga ostacolata nel suo passaggio. Le formiche sono insetti tigmotattici, ovvero si sentono più sicuri stando molto vicini, appiccicate le une alle altre, intrecciando una fitta rete di comunicazioni con molte parti del corpo, quali antenne, zampe, mandibole, eccetera. Osservando l'interno di un nido, si può notare la disposizione delle operaie, spesso ammassate l'una sull'altra. La regina, invece, avrà sempre la testa libera grazie alle sostanze emesse dalle proprie ghiandole che le permettono di spostarsi liberamente, aprendosi un varco tra le operaie ammassate. Tutto questo per far luce sul ruolo della regina, che come abbiamo visto non ricopre una posizione di comando ma di dominanza. Ampliamento del formicaio, foraggiamento, cura della prole e tutte le altre attività espletate da una colonia di formiche non vengono orchestrate dai comandi impartiti dalla sovrana, ma dalla necessità della colonia stessa. La regina detiene il ruolo di dominanza grazie alla sua capacità riproduttiva e alla trama di comunicazioni chimiche atte a mantenere l'unità tra i membri della colonia. Quanto detto è solo un accenno focalizzato soprattutto sul comportamento riproduttivo comune alla maggioranza delle specie, ma in natura tale comportamento è talmente sfaccettato e complesso da lasciarci ancora tantissime lacune.
In natura, una regina deve essere in grado di affrontare moltissime situazioni che vanno dal volo nuziale alla ricerca di un luogo adatto per poter fondare, dalla lunga solitudine durante la fondazione alla cooperazione con altre regine della stessa specie, vedi poliginia e pleometrosi. Una regina deve riuscire con le proprie forze a dar vita alle prime operaie che sono la base di partenza per realizzare una grande colonia. In certe specie la sfida è ancora maggiore, come nelle specie parassitarie, dove la regina deve riuscire a farsi accettare da una colonia già avviata, eliminando la regina esistente prendendone il posto. In natura la probabilità di fallire è nettamente più alta delle possibilità di successo. La primavera è arrivata ed alcune specie hanno già dato il via alla stagione riproduttiva. Noi appassionati di formiche non vediamo l'ora di poter collezionare nuove regine, di ritentare con una specie con la quale abbiamo fallito, o riuscire finalmente a trovare la regina di una specie che ci piace particolarmente. Ci metteremo sicuramente tutte le buone intenzioni e faremo in modo di occuparci seriamente di queste creature, ma, considerando quanto sia difficile per un essere così piccolo come una formica regina, superare le mille difficoltà nel tentativo di dare origine ad una propria colonia, considerando che la natura sopperisce con la legge dei numeri e che della moltitudine di regine che sciamano solo pochissime, solo qualche esemplare riuscirà a fondare una colonia matura, dobbiamo porci dei limiti. Non possiamo prelevare in natura decine e decine di regine neosciamate della stessa specie. Non dobbiamo farci ingannare dal fatto che siano presenti in gran numero, dimenticando che è il solo modo che la natura ha di svolgere il proprio compito. Bisogna porsi dei limiti, bisogna pensare che se anche la maggior parte di quelle regine è destinata a morire, la loro morte è parte di un ciclo naturale, che i loro corpi senza vita sono la risorsa alimentare per altri animali. Bisogna pensare che non c'è una eccedenza e che tutto fa parte di un ciclo al quale noi non dobbiamo mettere mano. Preleviamo pure qualche regina, ma facciamolo con criterio. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.